Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, si è appena conclusa la partita Pisa-Brescia all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, dove ha visto il Pisa vittorioso per 3-0 sul Brescia. Bene, che dire, un Pisa semplicemente devastante. Abbiamo preso a pallonate il Brescia, né più e né meno. Il Pisa è sceso in campo con un 4-3-1-2, mettendo due punte in avanti Torregrossa e gli Ozzi. Bene, Marutan dietro. Ovviamente Marutan oggi ha fatto una partita da 10 e lode, senza ombra di dubbio. Ma veniamo a noi, subito il Pisa scende in campo con la testa giusta e la mentalità giusta. E abbiamo visto subito dalle prime battute un Pisa inarrestabile. Semplicemente inarrestabile. Quando poi al quarto minuto il fallo di mano in area da parte del Brescia, l'arbitro concede il massimo penalty e quindi Torregrossa realizza al quarto minuto. Via via nel corso della partita si è visto un Pisa veramente inarrestabile, inarrestabile sotto ogni punto di vista, padrone totale del centrocampo. A tre quarti niente da dire, Marutan a destra, a sinistra, bene Torregrossa, ma bene tutti. Hermansson, che partita che ha fatto oggi Hermansson, veramente barba, bravo, Calabrese, Jureschi. Quindi gli Ozzi al 20° inzacca la seconda rete, ma quante opportunità ha avuto il Pisa. Peccato, si è trovato anche solo davanti alla porta, insomma, e se no la partita era praticamente chiusa nel primo tempo, nella prima frazione. Non c'è stato il Brescia, fondamentalmente è stato un primo tempo targato Pisa. Si scende negli spogliatoi sul 2-0, nella ripresa non cambia niente, Clotet ha effettuato varie sostituzioni, non è stato niente da fare, e poi su Karacic c'era sicuramente un'espulsione diretta su Karacic, l'arbitro ha ammonito. Vabbè, sugli Ozzi vogliamo parlare della trattenuta degli Ozzi in area di rigore, un altro rigore non concesso al Pisa. Va bene, comunque dicevamo appunto che anche nella ripresa non c'è stato il Brescia, solo abbiamo visto in qualche puntata qua e là, ma niente di più, non ha impensierito assolutamente né la difesa né Livieri. Bene, che dire più? Io direi questo: il mister poi ha provveduto a fare le sostituzioni. Quando è entrato Tramoni, secondo me, ed è entrato Esteves, si è visto un cambio di passo, un altro cambio, poi vabbè, è entrato Masucci, chiaro, il nostro Gaetano, massima stima, bravissimo anche Masucci. Mastino, insomma, poteva fare forse qualcosina di più, però va bene così. E poi all'85esimo gli Ozzi sigla il 3-0. Io direi una partita chiusa, ha tirato giù la saracinesca definitivamente. Quindi un Pisa oggi veramente e semplicemente devastante. Poi al 65esimo Adorni è stato espulso per doppia ammonizione su Marutan, veramente a fare male, è stato veramente un fallo che, insomma, voglio dire, si poteva anche evitare. Comunque sia, va bene, noi poi ci siamo ritrovati in superiorità numerica, d'accordo, ma comunque Brescia io credo che non avrebbe comunque avuto scampo. In ogni caso, io direi così, un Pisa che, come ho detto in precedenza, quando si pareggia fuori casa con le big e si vince in casa con una formazione comunque forte, perché il Brescia, insomma, è una formazione che può dire la sua. Ma oggi è stato azzerato Moreo, Galazzi, non hanno detto assolutamente niente, perché grazie a una difesa il Pisa non subisce più reti, anzi le fa. Quindi io andrei a dare un'occhiata al tabellino, insomma, e vediamo che il Pisa ha totalizzato 17 tiri in porta, 4, il Brescia 7-3. Ma sono stati 3 tiri, sì, fondamentalmente il computer le segna come tiri in porta, ma Livieri ha sicuramente sventato, sono stati tiri, un tiro centrale,
e un tiro, sì, forse uno, bah, insomma, che ha impensierito un pochettino, ha impegnato, diciamo così, Livieri, ma niente di più. Pisa ha tirato talmente tante di quelle volte che se la partita finiva 4-0, io credo che anche 5 forse, io credo che non ci sarebbe stato da recriminare niente. Un Pisa in forte spolvero, un Pisa veramente che sta crescendo, e sta crescendo alla grande, alla grande, in tutto e per tutto. Io non mi stancherò mai di dirlo che dall'arrivo della coppia D'Angelo Taddei questo Pisa ha cambiato faccia e si vede, e ora testa il 26 di dicembre alla Spal, e vediamo di chiudere l'anno in bellezza. Ma io credo che alla fine, ragazzi, ci daranno veramente veramente delle soddisfazioni, insomma, ecco. Quindi io direi così: avanti così, va bene così, va benissimo così, e avanti così, forza Pisa. Bene, io vi rimando alla trasmissione lunedì, noi siamo Nerazzurri. E che dire più? Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Bene, io chiudo questo video così. Sono veramente contento della squadra, sono veramente contento di tutto, degli allenatori, sono contento dello staff. Questo Pisa è in crescendo, questo Pisa può dire la sua anche in discorso di promozione diretta, secondo me. Ma lo vedremo poi nel ritorno, vedremo cosa dirà. Bene, io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì!